Di che favola parliamo oggi? Oggi parliamo della favola di Davide contro Golia. Per chi di voi non la conoscesse, la storia narra di un giovane pastore di nome Davide che affronta il gigante guerriero filisteo Golia in un combattimento singolo, uno contro uno. Nonostante la disparità di forza e statura, Davide utilizza una fionda per lanciare una pietra che colpisce Golia alla fronte, uccidendolo istantaneamente. Ma perché tiro fuori questa storia? Beh, perché si addice benissimo a quello che è successo sul server di qualifica americano, dove Davide, la Confederata SPQR, ha ucciso Golia, la Confederata vietnamita con coraggio, fede e astuzia, nonostante tutte le avversità. Ma torniamo indietro a fine maggio, primi di giugno. Tempo di decidere quale server fare? Giustamente ce ne sono di più facili e di più difficili, essendo un server estivo le qualifiche per il torneo normalmente noi italiani preferiamo fare un server sciallo, tranquillo, facciamo i 10 villaggi, prendiamo la chiave e si fa le finali, in estate si fa festa, bene sceglie Paolo, sceglie server americano Paolo Capo Confederata. Uh, server americano entriamo tutti quatti zitti zitti sembra tutto bellissimo invece no è stato un server che probabilmente nemmeno le finali sono così complicate piene di azioni eccetera in più avevamo il problema che i vietnamiti oltre ad avere dalla loro il favore del, del fuso orario uh, giocano in maniera abbastanza sporca Uh, con multi-account, con uh, giri di cose per pushare risorse, che è meglio che non ne parlo. Comunque, alla fine si decide di darsi botte, ma botte da Orbi. Vista la situazione, si decide che si combatte fino alla morte. Lo spirito competitivo uh, la vince sul ma è un server estivo. Per cui cosa succede? Primis eh, fondiamo qualche villaggio in grigia ehm, e lì iniziano le catate immediatamente, cioè proprio boom boom boom, catate, catate, catate. Si inizia a pianificare per i PDC, per cui si fanno i villi, si, si occupa la zona dei PDC eh, e anche lì tutti i giorni, tutte le notti si perdono villi, si conquistano villi senza sosta. Considerando che i vietnamiti sono 15 confederate, 15 alleanze gestite in confederata, sono tutti insieme, saranno stati forse 30-40 account e il resto multi o comunque push, eccetera. E noi alla fine eravamo due alleanze all'inizio, fino a che non abbiamo deciso di pattare con il più più. E siamo uniti eh, con JEV, eh, HR, FC e CRL. Ma alla fine, comunque, la situazione era terrificante, la vedete dall'immagine che, che è qui sotto. Come va avanti, prendiamo una mera. Una mera la prendono gli HR. Il nostro patto alla fine era semplicemente di non belligeranza, eh, ci si aiutava con le altre alleanze, ma eh, alla fine, se le missioni le facevano su tutti noi, si dava la priorità ai propri, ai propri villaggi, ai propri villaggi più importanti dell'alleanza. Arrivano i PDC e, diciamo di, e decidiamo di fare proprio confederata, per cui si uniscono le alleanze, eh, si buttano fuori le persone un po' meno attive, si gestiscono un attimo i bonus alleanza. Prendiamo una mera, eh, confederiamo abbiamo detto con le altre alleanze e si va di combattimento. Per i PDC alla fine siamo stati molto fortunati, abbiamo preso una marea di artefatti, agli arte troppi, infatti difficilmente difendibili, eh, ne abbiamo perso qualcuno, ne abbiamo rubato qualcuno. Fatto sta che arriviamo alla fase mera con Vietnamiti con 11 mere, 11 mere. E signori con 11 mere non sono riusciti a vincere 11 mere 15 alleanze e non si non sono riusciti a vincere ma perché i vietnamiti con 15 alleanze e 11 mere non sono riusciti a vincere è facile facile da spiegare perché puoi avere tutti i multi che vuoi puoi combattere tutto il server Puoi vincere tutti gli attacchi, puoi, puoi veramente fare di tutto, ma alla fine vince chi ha la Mera al 100 e la Mera al 100 la porti solo con un grandissimo gioco di squadra. Non ha veramente importanza quanti multi hai. Um, alla fine il gioco di squadra vince sempre sugli individualismi, sui magheggi ed è stato un risultato pazzesco perché uh, veramente non... Uh, non c'è nulla da dire. Il gioco di squadra la vince sempre. Ed ora vi lascio con due paroline da Paolo, capo Confederata. E ci vediamo la prossima volta o forse alle finali. Salve ragazzi, buonasera. Sono Paolo Orion, capo Confederata e capo della SPQR. Oggi abbiamo realizzato la classica impresa, la Davide contro Golia. Abbiamo vinto le qualifiche americane, la qualifica del Mondiale. Noi e la CRL combattendo contro un milione e mezzo di ali vietnamite, multi su multi, account su multi account, ne hanno combinato di ogni colore, di ogni colore, di ogni schifezza. Multi hunter non hanno fatto un ban, li hanno cresciuti. Siamo stati devastati dal primo all'ultimo giorno, missioni contro missioni, ci hanno attaccato ogni santo giorno, anche due missioni al giorno abbiamo ricevuto. Quanti saranno stati? Almeno 2000. Erano 15-20 alleanze di quelle dichiarate. Alla fine della giostra, però, cosa è successo? Abbiamo vinto. Abbiamo vinto noi. Perché siamo stati uniti, perché siamo stati tenaci, perché siamo stati cavarbi, non abbiamo mai mollato e abbiamo avuto il coraggio di credere in noi stessi. Siamo arrivati alla fase mera dove avevamo due mele contro 11 loro. Non vi sto nemmeno a dire. Due mele contro 11 loro, abbiamo chiuso primi e terzi, un piccolo capolavoro. Alla faccia di tutti quelli che dicono che i multi sbilanciano il gioco, sarà anche vero, sarà anche un grosso vantaggio, ma non possono mai, mai, mai comparare l'abilità di chi ci crede, non ci arriveranno mai e noi ci abbiamo creduto e ci siamo riusciti. Alla faccia di tutti i vietnamiti, non mi fate di parolacce. <ride> Grazie per, per avermi ascoltato e buon a tutti.